Qua voglio la patente, eh? La Macumba Sacchi, attenzione. Voglio la patente. Scatta la Macumba dello Sciamano. Ormai ti stai espandendo a tutta. E speriamo che a tutta vada anche la nazionale italiana, perché in quest'ultima gara della prima giornata ad Anju ci sono i nostri ragazzi. Ma andiamo con ordine, entra la Cina che si affida a Hu, Sao, He e Yu sulla carta. Sì, non è mai stata una staffetta veloce davvero competitiva. Bielorussia invece in corsia numero 1 parte alta, Zurkin, Pekarski, Staselovic e Machakin. C'è una grande tradizione dell'est nella cura della forza, questo si trasferisce anche nella velocità, però insomma non abbiamo una staffetta anche in questo caso potenzialmente da podio. Parte bassa all'Australia con McEvoy, Townsend, Gerrard e Graham. Beh, molti nomi nuovi, non c'è il migliore del gruppo, però c'è McEvoy in prima frazione, staffetta estremamente fastidiosa. Entra il Giappone che sarà in corsia numero 2 affidandosi a Nakamura, Seki, Matsui e Yoshida. Staffetta molto compatta, però non certo di primissimo piano. E poi andiamo in corsia numero 6 perché è lì che stanno per arrivare i nostri ragazzi Condorelli, Miressi, Orsi e Zazzeri. Beh, anche per noi devo dire che la compattezza non ci fa difetto, dobbiamo trovare però qualcosa dal cilindro perché le tre squadre che entrano adesso ci sono nettamente superiori. Stati Uniti con in prima frazione il devastante Caleb Dressel, poi Blake Pieroni, Michael Chadwick e Ryan Held. Beh, questa è una staffetta fortissima che recupera Dressel in attesa di capire se rivedremo un Dressel stile mondiale 2017 o meno, perché da quella gara non è più stato lo stesso. Brasile, Santana, Chierighini, Cesar Cielo e Correia. Beh, insomma, è uno dei paesi che nel 4% stile libero ha regalato le maggiori occasioni qua a rispolvere addirittura Cesar Cielo. E poi la Russia in corsia numero 4... La favorita, punto di domanda, Grinev, Fesikov, Morozov, Kolesnikov. La favorita senza dubbio, la favorita per quanto fatto nel corso dell'ultimo periodo. Insomma, chiamare dietro gli Stati Uniti è difficile. Diciamo insieme agli Stati Uniti la favorita, anche perché oltretutto ha un Morozov che ha notato 44-9 in Coppa del Mondo e schiera un Kolesnikov nello stile libero veloce che è un essere molto interessante. Condorelli. Italia in corsia numero 6. Due anni fa la 4% stile libero femminile a Windsor salì sul podio, al maschile niente da fare. Chissà che a distanza di 24 mesi non cambi tutto. A Windsor finì Russia, Francia, Australia e adesso c'è anche l'Italia che prova a staccare bene però nella vasca cinese con Santo Condorelli. Italia in corsia numero 6. In seconda posizione davanti invece qua c'è chi prova a spingere subito forte e lì in corsia numero 3 sono gli Stati Uniti con Caleb Dressel. Santo Condorelli mantiene l'Italia a un decimo di distacco. Ma passaggio impressionante da parte di Caleb Dressel, è molto coraggioso l'azzurro a inseguirlo seppur a distanza, più pigra invece l'azione sia della Russia sia del Brasile a centro vasca. Continua la progressione di Caleb Dressel, viene recuperato dall'Australia, però Santo Condorelli nella parte bassa della vasca, passa anche il Giappone, ha ceduto molto l'azzurro nella parte finale della propria frazione e adesso il compito di tentare il recupero è nelle braccia e nelle gambe di Alessandro Miressi. Direi un'ottima prima frazione da parte di Santo Condorelli che ha dimostrato ancora una volta di alzare la posta in gioco e che quando si alza la posta in gioco Miressi non risponde bene. Cerca il recupero, Alessandro Miressi si riporta vicinissimo alle prime tre staffette, adesso è in terza posizione come ci indica anche la grafica e sta andando molto più forte di chi si trova in seconda posizione, nella fattispecie la Russia, poi ci sono gli Stati Uniti che continuano a cercare il dominio assoluto. L'Italia in corsia numero 6 è riuscita a riportarsi in terza posizione grazie ad uno pazzesco, ad un super Alessandro Miressi che ci porta addirittura vicino alla seconda posizione, 1,18 di distacco per la Russia, 1,38 per l'Italia che adesso schiera Marco Orsi. E vediamo anche Morozov in acqua per la Russia cercare di ricolmare un gap significativo creato dagli Stati Uniti. Orsi molto potente,
un Morozov che rimane ancora a secchissima distanza dagli Stati Uniti, molto più bravi oltretutto non solo a scaricare Dressel in acqua ma anche a cambiare in maniera più efficace rispetto ai russi. E con le subacquee Morozov si aiuta molto di più rispetto a Marco Orsi. Morozov che ha messo gli Stati Uniti nella mirino, Stati Uniti in acqua con Michael Chadwick, ma c'è un'Italia che è in corsa, in piena corsa per il podio, azzurri in terza posizione che cercano di difendersi dal recupero del Brasile che in acqua schiera Cesar Cielo per la nostra staffetta, ultimo frazionista Zazzeri. Beh, grande Italia fino a questo momento, clamoroso il fatto che si sia davanti al Brasile, un'Italia che sta rispondendo in maniera eccezionale a questa staffetta veloce, la si dava in maniera netta al quarto posto, fino adesso invece gagliardissima. Tornano sull'Italia sia l'Australia con Graham che il Brasile con Correia, Italia che si difende, Stati Uniti che stanno facendo una gara spaventosa da record del mondo su una Russia che non vuole mollare il titolo di campione del mondo, e l'Italia che ora è stata recuperata però dal Brasile. C'è Lorenzo Zazzeri che deve soffrire e deve cercare di mantenere il più possibile il proprio ritmo di bracciata e di gambata. Davanti ci sono gli Stati Uniti con la Russia che recupera, è un testa a testa spettacolare che premia gli Stati Uniti, l'Italia in corsa per una medaglia che sfugge nella finale, sfugge per un niente. Adesso aspettiamo l'ufficialità dei tempi per vedere se qualcuno ha sbagliato qualcosa, ha sbagliato qualche stacco. Ci aggrappiamo a un po' tutto quello che ci è possibile. Nel frattempo ricordiamo che questo 3-0-3-0-3 è un record del mondo per gli Stati Uniti, che hanno avuto vita molto difficile per sfilare il titolo di campione del mondo alla Russia. Ma l'hanno vinta sui cambi rischiando anche un po', per cui attenzione all'esito finale, ancora non c'è riepilogo sul tabellone. Stati Uniti fantastici nella costruzione della staffetta, proprio più abili, più determinati rispetto ai russi. Italia molto bene, purtroppo è mancato veramente un nulla. Possiamo, chi lo sa, se l'Italia sta per rientrare dalla finestra oppure no, c'è un filo di tensione, risultati che ancora non vengono ufficializzati, e anche noi siamo qui ad aspettare che venga data comunicazione. Nel frattempo ci hanno proposto il replay del testa a testa sul filo di lana, sul filo del rasoio anzi, che è più pericoloso, tra Stati Uniti e Russia, con gli Stati Uniti che la spuntano per un nulla, davvero per un nulla, e poi alle spalle delle prime due si stava concretizzando il sorpasso del Brasile nei confronti dell'Italia. Brasile terzo, Italia quarta, ma adesso c'è da aspettare l'ufficialità del risultato. Eccoli qua tutti quanti i nuotatori, Marco Orsi sta arrivando, scambio di complimenti con gli Stati Uniti da parte dell'azzurro, un deluso Lorenzo Zazzeri che era ultimo frazionista azzurro, ma io non credo che Lorenzo abbia grosse responsabilità, la sua espressione di delusione è apparsa palese fin dal primo momento, però l'Italia ha fatto quello che doveva, barra che poteva fare. Adesso c'è l'ufficializzazione, l'Italia è quarta per 5 centesimi dietro al Brasile, 5.05.79, 5.05.20 è comunque record italiano, questo per dare la misura di quello che è riuscita a fare l'Italia, un tempo che vi comunichiamo solo a